Subalcamese sfigurato dall'elica di una barca durante un'immersione nelle acque di Castellammare del Golfo, trasferito all'ospedale civico di Palermo, ha entrambe le mandibole fratturate ma non è in pericolo di vita. Rischia di chiudere anche l'ufficio del giudice di pace ad Alcamo, saltato l'accordo con i comuni del comprensorio, Calatafimi ha ritirato il suo appoggio a Castellammare del Golfo, bocciato dal Ministero della Giustizia l'invio dell'unica unità di personale da garantire. Il comune di Alcamo mette a disposizione invece solo contrattisti insufficienti a coprire le ore di apertura. Riapre il supermercato ex 6 GDO dopo la confisca dell'immobile perché nelle mani di Cosa Nostra. Visita del ministro Angelino Alfano, oggi vinciamo tutti. Tornano a lavorare parte degli operai licenziati dopo il fallimento del centro commerciale. Visita del ministro Lupi a Trapani, garantiti investimenti congrui per i collegamenti. Confronto con il senatore Antonio D'Alì, il numero uno del Ministero delle Infrastrutture conferma finanziamenti per reti autostradali e ferroviarie. Emergenza igienico-sanitaria a Partinico, periferie trasformate in vere e proprie bombe ecologiche, l'allarme dei vigili del fuoco per la catena di raid incendiari, esiste il rischio di ossina. Ben ritrovati con l'informazione di Alpa 1, questa nuova edizione con in apertura la cronaca. Come avete sentito dai titoli, un subalcamese è rimasto sfigurato dall'elica di una barca durante un'immersione nelle acque di Castellammare del Golfo. È stato trasferito all'ospedale civico di Palermo, ha entrambe le mandibole fratturate, ma non è in pericolo di vita. Sentiamo i particolari. Si immerge nelle acque al largo della costa di Castellammare del Golfo e viene investito in pieno da una imbarcazione. Grave incidente per un alcamese, Giovanni Palizzi, 45 anni, trasportato d'urgenza al civico di Palermo. L'uomo non versa in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano comunque critiche. È stato infatti investito in pieno viso dalle eliche del natante. Al 45enne sono state diagnosticate entrambe le mandibole fratturate ed una profonda lacerazione alla guancia destra. Il fatto sarebbe avvenuto 2 giorni fa, ma soltanto oggi è trapelato. Polizia e proprietario di un pontile alla Marina di Castellammare del Golfo e titolare di una società specializzata in immersioni. Con il brevetto di maestro sub, l'uomo stava svolgendo l'ennesima immersione guidata con al seguito i suoi allievi. Operazione di routine per un esperto come lui, ma questa volta un incidente di percorso gli potrebbe costare caro. Secondo una ricostruzione fatta dalla locale capitaneria di Porto, fino a questo momento sommaria, che ha aperto in proposito un'indagine, il sub era impegnato in un'immersione. Quando stava per riaffiorare, è stato letteralmente investito da una barca che stava navigando. L'elica del motore, piazzata nella parte retrostante del natante, ha investito in pieno volto il subalcamese. Un tremendo impatto che è stato attutito dalla prontezza di riflessi dello stesso Polizzi, il quale è riuscito ad evitare di essere letteralmente affettato scansandosi con il corpo. Nonostante avesse il volto devastato, il 45enne si è messo sopra il gommone di proprietà ed ha raggiunto il porto castellammarese. Qui ad attenderlo un'ambulanza del 118 che ha trasportato Polizzi dapprima all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, dove i medici, constatando le gravi ferite, hanno a sua volta disposto il trasferimento all'ospedale civico di Palermo, più attrezzato per questo tipo di interventi. Dopo i primi accertamenti è emerso che il sub ha riportato la frattura di entrambe le mascelle ed una profonda ferita alla guancia destra. Nel contempo la capitaneria di Porto sta portando avanti le indagini per riuscire a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Al momento sono stati ascoltati soltanto coloro i quali erano all'interno dell'imbarcazione. Nessuno di coloro i quali era con Polizzi hanno visto nulla, proprio perché impegnati nell'immersione. A questo punto l'unico che potrebbe dare delucidazioni su quanto avvenuto sarà lo stesso protagonista dell'incidente, che al momento però è impossibilitato a parlare proprio per via delle fratture riportate. Proseguiamo con la cronaca. È stato sventato dalla polizia un furto all'interno dell'area della Lega Navale di Mazara del Vallo. Un extracomunitario di 24 anni è stato arrestato ed un altro uomo di 36 anni è stato invece denunciato dagli agenti del locale commissariato con l'accusa di furto. I due si sono impossessati di un motore fuoribordo custodito all'interno dell'area. Gli agenti li hanno intercettati poco dopo il furto bloccandoli. E sempre a Mazara del Vallo la polizia ha arrestato il palermitano Lorenzo Nicosia di 29 anni, sorpreso mentre prelevava da un furgone, dopo averlo aperto con un grosso cacciavite, 2 valigie contenenti materiale da lavoro. Altri 2 arresti hanno riguardato infine Mario Perez e Saverio Ienna, rispettivamente di 39 e 47 anni, sorpresi in flagranza di reato di evasione dalla detenzione domiciliare.
Passiamo invece adesso a parlare di Alcamo. Rischia di chiudere anche l'ufficio del giudice di pace ad Alcamo. È saltato l'accordo con i comuni del comprensorio. Calatafimi ha ritirato il suo appoggio a Castellammare del Golfo. È stato bocciato dal Ministero della Giustizia l'invio dell'unica unità di personale da garantire. Il comune di Alcamo mette invece a disposizione soltanto contrattisti insufficienti a coprire le ore di apertura. Vediamo i particolari. A rischio il blocco delle attività del giudice di pace di Alcamo. Nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera il confronto tra i consiglieri e l'amministrazione comunale ha confermato che la programmazione per il mantenimento dell'ufficio è ancora in alto mare. Il vice sindaco Salvatore Cusumano ha reso noto tutti i passi fatti sino ad oggi dalla Giunta, ma sono anche emerse delle criticità i cui nodi potrebbero esplodere a strettissimo giro di posta. In base al decreto del Ministero della Giustizia, i comuni dovranno, dal prossimo 26 ottobre, garantire l'apertura degli uffici del giudice di pace, ovviamente anche con proprio personale, ma anche in questo caso sono necessari determinati parametri per quanto concerne i comuni. Alcamo garantirebbe 6 unità di personale, ma secondo quanto emerso dal Consiglio Comunale di ieri sera siamo in presenza di lavoratori con contratti part-time. Castellammare del Golfo darebbe una sola unità, ma addirittura dal Ministero è stato già risposto che non sarebbe idonea. Addirittura il Comune di Calatafimi, che aveva dato la sua iniziale adesione al mantenimento dell'ufficio, ha invece annunciato che non appoggerà più il progetto. La situazione è quindi ancora tutta da delineare. Proprio ieri il sindaco di Alcamo, Sebastiano Bonventre, avrebbe avuto un incontro con le autorità competenti per verificare il percorso ed evitare quindi di farsi trovare impreparati. In proposito, il gruppo consigliere di ABC aveva presentato un'interrogazione per capire come il comune si stesse muovendo e più recentemente anche il consigliere Alessandro Calvaruso ha esternato le sue perplessità e la preoccupazione rispetto all'ipotesi che l'ufficio del giudice di pace potesse chiudere i battenti. Secondo ABC la programmazione sino ad oggi garantita dal comune non rispetterebbe i dettami imposti dal ministero perché i contrattisti non sarebbero in grado di coprire l'orario minimo da garantire in base ad un decreto legge del 90 che imporrebbe 4 ore giornaliere soltanto per l'apertura al pubblico, senza contare le altre attività di cancelleria. Quello che accadrà il 27 di ottobre non serve un mago a comprenderlo, a farlo spiegare, insomma a capirlo. Succederà sostanzialmente il blocco delle attività. Succederà il blocco delle attività che sostanzialmente è legato all'impossibilità di coincidere il lavoro dei giudici di pace di Alcamo, per carità dipendenti dal Ministero, con questi funzionari messi a disposizione dal Comune di Alcamo. Per 5 anni ha ripetutamente picchiato la sua compagna, in alcune occasioni anche di fronte ad altre persone. Un uomo di 24 anni di Erice è stato condannato dal Tribunale di Trapani ad 1 anno e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Il giudice ha anche stabilito che in sede civile verrà definito il risarcimento danni. Riapre il mercato ex Sei GDO dopo la confisca dell'immobile perché nelle mani di Cosa Nostra. A Castelvetrano c'è stata anche la visita del ministro Angelino Alfano. Oggi vinciamo tutti, ha detto, tornano quindi al lavoro parte degli operai licenziati dopo il fallimento del centro commerciale di servizio. È stato accolto con l'inno di Mameli intonato dai ragazzi del coro della Ruggero VII, quella che da bambino frequentò Mattia Messina Denaro, il ministro degli interni Angelino Alfano, che si è recato ieri a Castelvetrano in visita istituzionale per la riapertura dell'ipermercato Ipersisa Legadi. Dopo il saluto del presidente del Consiglio Comunale, il primo cittadino è intervenuto ringraziando il ministro per l'impegno profuso nella problematica dei lavoratori dell'ex gruppo 6 GDO. Lo Stato, che già aveva vinto una battaglia importante quando aveva sottratto alla criminalità mafiosa queste attività commerciali, ma con la ripartenza delle attività e con la riassunzione dei lavoratori oggi ha stravinto, ha affermato Errante. È la prima volta nella storia della nostra città che un ministro dell'interno viene in visita istituzionale. Che questo avvenga in un momento storico così delicato è un segnale importante per la nostra comunità, che merita rispetto perché è composta per la stragrande maggioranza da persone laboriose. Il fatto poi che lo stesso inauguri l'apertura del primo supermercato dell'ex gruppo 6 GDO conferma e testimonia l'interesse forte dello Stato alla risoluzione di una delle problematiche più delicate della nostra città. Dopo la conclusione del sindaco ha preso parola il ministro Alfano, che ha sottolineato la sua gioia dell'essere presente a Castelvetrano. Noi non siamo qui per inaugurare qualcosa, noi siamo qui per affermare che lo Stato oggi ha vinto e la mafia ha perso, ha dichiarato il ministro. La mafia non dà lavoro, la mafia ruba il futuro, la dignità e infanga la reputazione di una comunità che per la sua storia, la sua grande capacità merita di assumere gli onori per le azioni positive che porta avanti. Come è noto, il ministro degli interni è stato impegnato con l'Agenzia dei beni confiscati alla mafia per la risoluzione delle problematiche occupazionali legate al gruppo 6 GDO.
gruppo che gestiva i supermercati del marchio Despar della provincia di Trapani e in parte di quello di Agrigento e Palermo, che fu confiscato nel 2013 a Giuseppe Gricoli, considerato il cassiere del latitante Matteo Messino Denaro, e che fu dichiarata fallita a giugno dello stesso anno da parte del Tribunale di Marsala. Nel supermercato saranno ricollocati 40 lavoratori e secondo l'accordo con la società SM SRL entro pochi mesi riaprirà 28 punti vendita nel territorio, salvaguardando centinaia di posti di lavoro. Siamo contenti di cominciare una nuova esperienza. Non ci credevate più? Assolutamente no. Dopo un'esperienza negativa, sinceramente avevo perso qualsiasi tipo di speranza. La visita di Alfano è stata preceduta ieri dalla confisca dei beni della sorella del boss Matteo Messina Denaro, Anna Patrizia, 44 anni, e dal marito di quest'ultima, Vincenzo Panicola, anche lui di 44 anni, entrambi detenuti per associazione mafiosa. Confisca per un valore complessivo di alcune centinaia di migliaia di euro da parte della Direzione Investigativa Antimafia. Il provvedimento riguarda beni aziendali, capitali sociali delle ditte VFG Servizi, VFG Impianti e Soropa Costruzioni, così come anche il compendio aziendale di un'azienda olivinicola intestata alla sorella del capo mafia, oltre ad alcuni rapporti bancari. Infatti, attraverso la VFG, il cognato del boss prestava la sua attività di pulizia all'interno del Belicittà. Non sono mancate comunque, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine e del corpo di polizia municipale, le contestazioni di un gruppo di persone, tra i quali alcuni lavoratori provenienti da Palermo, che all'ingresso del politico siciliano hanno fatto sentire il loro dissenso, protestando contro il leader del nuovo centrodestra. Nei giorni scorsi una delegazione del Movimento per Erice Che Vogliamo, alla quale oltre al portavoce Gemi Gigante hanno partecipato anche numerosi iscritti e simpatizzanti, fra quali il sindaco di Erice Giacomo Tranchida, il presidente del Consiglio Comunale Romani e ancora gli assessori Catalano, i capigruppo e alcuni consiglieri comunali dello stesso movimento, ha incontrato la delegazione del nuovo movimento politico Cives guidata dall'avvocato Piero Spina. Positivo ed interessante il confronto programmatico fra i due organi statutari, che pone le condizioni per un autonomo ma collaborativo percorso al servizio della comunità ericina e non solo. Sono state infatti affrontate tematiche di interesse strategico dell'intero territorio. Si è parlato di aeroporto, porto, turismo, mobilità sostenibile, lavoro, fondi europei a rischio e perdita del governo regionale. Poi si è parlato anche della sanità e più in particolare del problema radioterapia. Visita del ministro Lupi a Trapani, garantiti investimenti congrui per i collegamenti, confronto con il senatore Antonio Darì, il numero uno del Ministero delle Infrastrutture, conferma finanziamenti per reti autostradali e ferroviarie. Vediamo i particolari. Collegamento ferroviario veloce Trapani-Palermo, completamento dell'anello autostradale Mazara del Vallo Trapani, indipendenza gestionale del porto di Trapani. In questa direzione si muoverà il Ministero delle Infrastrutture retto da Maurizio Lupi, che ha incontrato il senatore Antonio Dalì proprio con l'obiettivo di confrontarsi rispetto alle tante criticità del sistema dei trasporti del Trapanese e quindi della Sicilia occidentale. Secondo quanto ha confermato il ministro, Trapani sarà garantita sul piano infrastrutturale, impegno preso nel corso di un lungo incontro che si è svolto in città e che ha visto confrontarsi il ministro con il senatore. Lupi ha assicurato l'inserimento del collegamento ferroviario veloce tra gli aeroporti di Palermo e Trapani nella programmazione nazionale di prosecuzione dell'alta velocità siciliana, così come ha confermato che, essendo già disponibile oltre la metà del finanziamento globale richiesto, quanto prima sarà definita la cantierabilità della bretella autostradale Mazara del Vallo Trapani per il completamento dell'anello autostradale della Sicilia occidentale. Approfondita discussione poi sul tema dei lavori portuali e della riforma nazionale, che sarà oggetto di dibattito parlamentare nei prossimi mesi. Il ministro ha confermato di voler esaminare l'opportunità di creare per le coste siciliane tre distretti corrispondenti ai tre mari e quindi di poter creare per le coste siciliane una autorità portuale dal canale di Sicilia da Trapani a Porto Empedocle, mantenendo sino a quel momento le rispettive singolarità. Quindi la garanzia per Trapani sarà quella di avere una propria autonomia gestionale. Il ministro, sostiene il senatore Dalì, ha nel contempo confermato l'impegno già dato agli operatori trapanesi durante la sua recente visita di finanziare nella programmazione 2015 i lavori di escavazione dello scalo trapanese per un importo di almeno 5 milioni di euro. Altri punti fondamentali per l'operatività del porto trapanese sono stati esaminati, dal completamento dei lavori attualmente in corso alla riattivazione del PIF, il punto di ispezione frontaliero chiuso lo scorso 15 luglio e la cui pratica di riapertura a seguito di interventi di adeguamento ad opera degli stessi operatori sarà in questi giorni presentata alle competenti autorità marittima e sanitaria. I collegamenti ferroviari sono la situazione
situazione più difficile per il territorio provinciale. Alcune tratte sono state del tutto cancellate, altre ridimensionate negli orari. I treni sono invece fatiscenti e per percorrere anche brevi tratti possono passare delle ore. Nodo delicato anche il porto che, dopo aver perso l'autorità oramai nel 2007, ora potrebbe essere accorpato a Palermo. Per molti addetti ai lavori questa manovra potrebbe essere anche la morte per l'infrastruttura, in quanto dal capoluogo siciliano si gestirebbero le tratte commerciali più importanti, lasciando quindi le briciole a Trapani. La FITCISL di Trapani ha tracciato qualche mese fa una relazione agghiacciante attorno al mondo dei trasporti della provincia. Pochi treni, scarsi collegamenti, infrastrutture risalenti agli anni 70, servizio di pullman carente, infrastruttura portuale praticamente non utilizzata e sistema di raccolta dei rifiuti che rischia il collasso. E rimanendo in tema di infrastrutture e trasporti, il segretario del Partito Democratico di Marsala, Alberto Di Girolamo, ha incontrato il commissario della provincia regionale di Trapani, Antonio Ingroia. Nell'incontro il segretario ha rappresentato la preoccupazione dei cittadini e degli operatori turistici per il ridimensionamento che l'aeroporto di Trapani ha subito e che potrebbe in futuro addirittura peggiorare, con gravi ripercussioni sullo sviluppo economico e lavorativo. In questi ultimi anni, grazie all'aumento dei voli da e per l'aeroporto di Birgi, c'è stato un importante incremento dei turisti sia a Marsala che in provincia, con creazione di molte attività lavorative, ha sottolineato Di Girolamo. L'economia marsalese si fonda soprattutto sull'agricoltura e sul turismo. Se questo si dovesse contrarre, sempre più cittadini sarebbero costretti ad emigrare per trovare occupazione, con un aumento della povertà e del disagio sociale. Ingroia si è impegnato a discuterne al più presto con il presidente della regione Rosario Crocetta per cercare le soluzioni più idonee per il potenziamento del rilancio dell'aeroporto, vitale per l'economia del territorio. E intanto proprio questa mattina il presidente della regione Crocetta ha preso posizione riguardo allo scalo trapanese. È venuto il momento che una parte dello Stato, ha sottolineato Crocetta, rivede i suoi comportamenti nei confronti della Sicilia. Mi sono già messo in contatto con il ministro dei trasporti Lupi per affrontare i problemi degli aeroporti di Comiso e Trapani, dicendo con chiarezza che queste due strutture sono importanti e non possono essere ignorate. Intanto, sempre rimanendo in tema di trasporti ed infrastrutture, ancora c'è molta preoccupazione tra gli operatori del settore turistico e non solo in provincia di Trapani per l'attuale condizione dei collegamenti nel territorio. Si sta organizzando una mobilitazione, il prossimo 30 settembre è stata convocata un'assemblea. Il movimento Turismo e Territorio, stanco del prolungarsi di una situazione di totale incertezza sul futuro dell'aeroporto di Birgi e su tutte le problematiche del turismo locale, organizza un'iniziativa di massima sensibilizzazione convocando una grande assemblea popolare aperta a tutti i cittadini, gli imprenditori, i lavoratori, gli operatori turistici del territorio trapanese, al fine di redigere un documento contenente una serie di richieste e proposte concrete da sottoporre entro il mese di ottobre al governatore Crocetta. I temi aeroporto di Birgi e porto di Trapani saranno il fulcro dell'iniziativa. L'appuntamento è stato fissato per martedì 30 settembre alle ore 17 negli spazi del centro turistico rurale Roccadraele, sulla strada statale 115 incontrata a rilievo a Trapani. L'incertezza e l'immobilismo, dichiara il portavoce del movimento Fabio Di Bono, uccidono le prospettive di sviluppo del territorio. Basta con il silenzio dell'Airgest della regione su iniziativa di maggioranza. Il governo regionale deve ai suoi cittadini una spiegazione su cosa intende fare dello scalo di Birgi. Nel contesto dell'assemblea sarebbero affrontati altri temi, in particolare la situazione del porto di Trapani, che ha subito un importante ridimensionamento con la cancellazione delle tratte con Tunisi, Livorno e Cagliari e rischia di finire nelle mani delle autorità portuali di Palermo. Sarà affrontato l'argomento infrastrutturale del territorio che rimane estremamente fragile e carente, come la linea ferroviaria Palermo-Trapani, da oltre un anno totalmente inagibile, o i collegamenti via terra tra l'aeroporto di Palermo e le località del Trapanese, che sono ampiamente sottodimensionate rispetto alle attuali esigenze del turismo. L'iniziativa porta la firma di diverse sigle del settore: Agrituristi Trapani, Consorzio Turistico Alberghiero Trapanese, Assoviaggi Confesercenti, Compagnia delle Opere della Sicilia Occidentale, Consorzio Pantelleria Island, Confesercenti, Cooperative, Movimento Cives. Il consigliere comunale di Mazara del Vallo, Francesco Foggia, ha aderito al Partito Socialista Italiano. Dopo un attento esame del quadro politico territoriale, ho riconosciuto nel PSI dell'onorevole Nino Oddo la vera novità dello scenario politico della provincia di Trapani, ha detto Foggia, che alle ultime amministrative era stato il primo degli eletti con 600 preferenze nella lista Insieme si può. Compiacimento per la nuova adesione è stata espressa dal segretario comunale Franco Spedale. La presenza di Foggia all'interno del partito, ha detto, rappresenta un'ulteriore tappa del percorso di crescita del Partito Socialista a Mazara del Vallo.
Parliamo dell'emergenza igienico-sanitaria che si sta verificando a Partinico, periferie che sono state trasformate in vere e proprie bombe ecologiche da qualche giorno. A questa parte l'allarme dei vigili del fuoco per la catena di raid incendiari, esiste un concreto rischio diossina. Il servizio. Con il riesplodere dell'emergenza rifiuti a Partinico tornano a farsi vivi pericolosissimi raid incendiali e accumuli di spazzatura, anzi a vere e proprie discariche a cielo aperto. In questi giorni si sono succedute una serie di incendi a catena, prima incontrata Bisacce all'interno della stradella ESA, poi altri roghi ancora che mettono a serio rischio l'ambiente e salute dei cittadini. I vigili del fuoco del locale di staccamento intervenuti sul posto lanciano l'allarme: certi rifiuti incendiati sono pericolosissimi, esiste un rischio per l'ambiente e la salute dell'uomo, in particolare c'è la possibilità che certi roghi possano provocare enormi danni come lo sprigionamento della diossina. Le fiamme sono tornate a divampare ancora nella contrada Bisacce e nella stradella ESA e hanno anche interessato la contrada Parrini e la via Carlo Alberto dalla chiesa, roghi che sono stati appiccati in serie e che hanno visti impegnati i pompieri per ore. Praticamente le periferie della cittadina partinicese in particolar modo sono diventate delle vere e proprie bombe ecologiche. Nello spegnimento delle fiamme i vigili del fuoco si sono resi infatti conto che in mezzo a sacchi di rifiuti di ogni genere vi erano anche rifiuti pericolosi e speciali che, se incendiati, possono sprigionare per l'appunto la diossina. Gli attuali problemi di raccolta dei rifiuti hanno acutizzato un degrado ambientale divenuto oramai cronico per Partinico. Lato Rifiuti, società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti in città, sta procedendo ad una raccolta a rilento per via dei soliti problemi di liquidità, da cui nascono una serie di conseguenze, prima fra tutte il fatto che ci sono mezzi fatiscenti e che bisogna affidarsi a ditte esterne che, se non pagate, riducono il numero di compattatori da mettere a disposizione. I vertici della società d'ambito hanno imputato il funzionamento a singhiozzo del servizio di raccolta ai mancati pagamenti mensili da parte dei comuni. In questo contesto vi sono condizioni ambientali difficilissime un po' ovunque. Altre zone dove oramai si è ampiamente superata la soglia dell'emergenza igienico-sanitaria sono la contrada Mirto, la strada provinciale 63, cioè vale a dire la via Madonna del Ponte, e ancora la via Mulini. E lo stesso assessore all'ambiente del comune di Partinico, Diego Campione, a confermare la difficilissima situazione che sta attraversando la città di Partinico. Siamo dispiaciuti per l'ennesima emergenza, afferma, ma già gli uffici hanno predisposto il pagamento al lato rifiuti di una fattura arretrata. È pur vero che i cittadini però devono capire che non bisogna conferire di tutto nella spazzatura, perché in molti di questi siti ho constatato personalmente la presenza di rifiuti speciali. Questo malcostume può avere conseguenze pericolosissime per l'ambiente e per noi stessi, conclude l'assessore. Truffa dell'opera dei pupi a Marsala, concluse le indagini della procura, indagati ex assessori e dipendenti del comune di Marsala avrebbero fatto pagare un biglietto per una manifestazione finanziata dal comune. Il servizio. Va avanti il procedimento penale avviato dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza della Procura su una presunta truffa commessa ai danni di alunni di scuole elementari e materne, ai quali fu fatto pagare un biglietto d'ingresso pari a 2,50 euro per assistere a spettacoli dell'opera dei pupi, nonostante questi fossero stati già acquistati dal Comune di Marsala, che stanziò 4.000 euro nell'ambito delle iniziative organizzate per le manifestazioni garibaldine. Gli spettacoli per i bambini furono messi in scena al Teatro Comunale Soglima dal 6 al 10 maggio scorsi dall'Associazione Culturale Marionettistica Popolare Siciliana. L'avviso conclusione indagini preliminari, atto che solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, è stato infatti notificato alle 4 persone coinvolte nell'indagine della Procura di Marsala. Le ipotesi di truffa aggravata, falso materiale, ideologico vengono contestate a Giacomo Massimo Maltese, 52 anni, all'epoca coordinatore delle attività culturali del Comune di Marsala, oggi trasferito all'Ufficio Europa, che avrebbe complessivamente incassato 2.147,50 euro. Dall'accusa di truffa in concorso, invece, devono difendersi altri due dipendenti comunali, Leonardo Conticello, di 60 anni, e Giuseppe Marino, di 44, addetti al botteghino del Soglima, mentre deve rispondere di false dichiarazioni al PM e favoreggiamento perché avrebbe tentato di salvare dalle accuse il maltese l'ex assessore comunale alla cultura Patrizia Montalto, 46 anni, fedelissima dell'ex sindaco Giulia Adamo. Secondo l'accusa, Maltese avrebbe fatto intendere ai direttori dei circoli di che gli alunni dovevano pagare un biglietto d'ingresso. La somma incassata fu versata dal dipendente nelle casse comunali il 24 giugno. L'indagine è stata coordinata di Marsala e coordinata dal procuratore Alberto Di Pisa. Maltese è difeso dall'avvocato Gianni Caracci, mentre ad assistere la Montalto è Vitalba Pipitone. Per questa inchiesta l'allora primo cittadino decise di sospendere praticamente tutte le manifestazioni inserite nell'ambito del cartellone estivo. Praticamente a Marsala, nell'estate appena trascorsa, il sipario è stato sempre calato per tutti gli eventi.
un'estate da dimenticare non solo. Dopo Pino Daniele e Irene Grandi sul palco di Piazza Santuario a San Vito Lo Capo, ieri sera è stata la volta di Tinturia, il caratteristico gruppo siciliano che negli ultimi anni sta riscontrando notevole successo. Nell'ambito del Couscous Festa anche la band dell'isola è stata accolta da un bagno di folla, trascinando adulti e bambini in balli sfrenati al ritmo travolgente delle loro note. La voce di Tinturia, Lello Nalfino, come in ogni suo concerto, ha toccato tematiche importanti come il problema del precariato e dell'alluvione di Messina. Anche in questo concerto la band siciliana ha messo in evidenza l'amore per la propria terra, a cui ha dedicato la canzone riproposta ieri sera, 9200. I Tinturia hanno riservato un finale a sorpresa cantando la famosa canzone Nicuzza al fianco delle ragazze dell'associazione Arca di Noè, che hanno illustrato il pezzo in LIS, la lingua dei segni italiana. Una notizia in breve: per il mese di ottobre sarà dedicato al Santo Rosario presso la chiesa di Maria Santissima del Rosario di Alcamo. Ogni giorno dal lunedì al sabato ci sarà il Santo Rosario recitato alle 17:15, i Vespri alle 17:45, la Santa Messa alle 18. Ogni venerdì invece si terrà un'adorazione eucaristica alle 16:30. E questa era l'ultima notizia, l'informazione di Alpa 1 si chiude qui. Come sempre grazie per l'ascolto, adesso vi ricordo la rubrica click del professore Vincenzo Lucchese e subito dopo la sigla di chiusura del nostro notiziario. A risentirci. Buongiorno a tutti, oggi parlerò del determina sindacale la 147 del 12 di agosto 2014, centro accoglienza e assistenza temporanea immigrati per la vendemmia del 2014. Il sindaco, considerato che ogni anno nel periodo della vendemmia molti lavoratori non residenti e o extracomunitari vengono a prestare la loro opera per la raccolta dell'uva, considerato che i lavoratori sopramenzionati trovano difficoltà a reperire adeguato alloggio dove trascorre la notte, con la conseguenza che molti di loro sono costretti a trovare riparo in posti di fortuna con grande disagio sociosanitario per gli stessi e per la cittadinanza alcamese, ravvisata l'urgenza di realizzare il suddetto campo immigrati, si rende opportuno utilizzare la palestra comunale Palazzello di Alcamo, sita in via Guido Gozzano. Vista la disponibilità del comando dei vigili urbani per effettuare la vigilanza e il controllo dell'ordine esterno all'area circostante alla palestra comunale, ritenuto di dover impegnare i servizi ambientali di questo comune per la raccolta differenziata dei rifiuti del campo in parola, premesso che con lettere sono state invitate pubblica associazione soccorso Alcamo via Ruggero VII, Croce Rossa Italiana, strada statale 326 Alcamo, Fire Rescue via Francesca Morvillo, Confraternita della Misericordia via Madonna del Riposo, Polizia Costiera Ausiliaria via Pietro Galati, Organismo Europeo Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile. E premesso che entro il termine indicato nella richiesta è pervenuta solo l'offerta della Croce Rossa Italiana di Alcamo, dove si impegna a garantire quanto richiesto. Quindi la segreteria logistica, toner materiale di cancelleria vario, noleggio estintore, materiale igienico-sanitario, detergenti, piatti in plastica, bicchieri in plastica, tovaglioli, sacca per la spazzatura, carta igienica, eccetera. Servizio sanitario, infermeria con medico ed infermiere, farmaci, ambulanza con personale, approvvigionamento pane, media 25-30 kg al giorno, approvvigionamento frutta, 150 pezzi circa al giorno, trasporto vivere dalla scuola Motanna Collode alla sede del campo, una tenda mensa pagoda di dimensione 13x6, una tenda diciamo come luogo di riunione per la preghiera degli islamici, dimensione 4,5x3 circa, 15 tavoli, 30 panche, 60 materassini, lenzuola e coperte, servizio vigilanza diurna e notturna, servizio di pulizia, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, il sindaco ha fatto questo. Tra le cose che io leggo per esempio, che cosa leggo? Leggo lenzuola. Lenzuola invece non ce ne sono. Ma andiamo avanti e parliamo di altro. Parliamo invece della delibera determina dirigenziale la 1684 dell'8 di agosto del 2014. Liquidazione fattura alla ditta Printout di Fabio Adragna per stampa, registri, blocchetti, fogli di, diciamo, buste per servizio cimiteriale. L'importo 1.300 euro.
dovrei leggere altre cose, però mi hanno già fatto cenno che ho terminato. Dico soltanto questo, che molti cittadini mi hanno detto di dire che la Imeri non pulisce i cassonetti da secoli e la puzza si muore, quindi tutti i condomini che hanno, diciamo, questi fusti messi là per la raccolta differenziata sentono puzza che non c'è, proprio c'è da svenire. E questo perché? Perché i cassonetti non vengono puliti da più di 5 anni, invece questo si dovrebbe fare regolarmente. Quindi l'amministrazione comunale è pregata di vigilare. Bene, anche per oggi abbiamo trasmesso, grazie come sempre, ci rivedremo la prossima volta.